soprattutto del fatto che intanto vi ringrazio tutti noi per essere venuti qui oggi, ringrazio naturalmente la stampa, i giornalisti, noi abbiamo voluto significativamente essere qui ancora oggi dopo il nostro ennesimo comunicato come Italia Nostra, perché appunto riteniamo che sia importante continuare a denunciare, diciamo, lo stato di degrado in cui versa l'antica fornace di Valtellina. Purtroppo dobbiamo constatare con nostra grande amarezza, diciamo, il fatto che nonostante 10.000 firme che abbiamo raccolto sulla piattaforma change.org online, quindi che è un risultato straordinario, io ringrazio anzi tutti coloro che hanno firmato, che sono presenti, ma tutta gran parte della cittadinanza di Patti ha aderito a questa nostra petizione, proprio perché volevamo sollecitare diciamo, gli enti preposti, soprattutto la regione, la sovrintendenza, ad intervenire per cercare di recuperare questo luogo importante che non è soltanto un rudere come molti purtroppo continuano a sostenere, ma è il simbolo, è il, come dire, il luogo della memoria, il luogo dell'identità della nostra cittadina, perché Valtellina per secoli, veramente per secoli, sin dal XV secolo abbiamo delle notizie, ma probabilmente anche prima, è stata, come dire, il centro fiorente di una produzione ceramica che si è diffusa in tutto il Mediterraneo, che era famosa, sappiamo insomma i versi del Medio e così via, e quindi noi riteniamo che una tradizione così importante, quindi dicevo noi riteniamo che una tradizione così importante di questa produzione ceramica non può essere cancellata diciamo in maniera così evidente. E, tra l'altro, noi perché stiamo pressando ora? Chiaramente sono passati 35 anni perché la fornace è stata vincolata come bene culturale nel 1985, quindi sono passati 35 anni senza che niente sia stato fatto da parte appunto da parte del comune, né da parte della sovrintendenza, né da parte della regione, perché il bene è proprietà privata. Quindi il proprietario avrebbe dovuto, cioè ha un obbligo di legge, avrebbe dovuto, come dire, conservare questo bene e conservarlo in maniera il più possibile decorosa. E invece non c'è stato nessun intervento da parte del proprietario. Quindi adesso noi diciamo, la normativa ci sostiene da questo punto di vista, se il proprietario non interviene, gli enti preposti, quindi sovrintendenza in modo particolare, quindi la regione tramite la sovrintendenza, deve intervenire, può intervenire in maniera, quando ci sono delle situazioni di urgenza, di necessità, per evitare che crolli. Perché in questi 4 mesi noi abbiamo sollecitato continuamente senza aver avuto alcuna risposta? Perché sta crollando, perché noi vediamo che ormai praticamente siamo arrivati al limite, il muro che è crollato è una dimostrazione del fatto che insomma manca poco che questo forno antico possa crollare, e ripeto, per noi non è un rudere ma è una testimonianza, perché il forno può essere benissimo restaurato e tutto lo spazio qui c'è, cioè, bonificato, e si può costruire, così come noi abbiamo sostenuto, si può costruire un museo, si può creare un museo, un contenitore dove poter inserire la famosa collezione che noi abbiamo fatti e che in maniera, diciamo, fuori completamente contesto si trova attualmente nel convento di San Francesco, ma che invece potrebbe essere, ritrovare una collocazione dignitosa e sicuramente ideale in questo museo che noi vogliamo, insomma, che si realizzi. Voglio ancora dire che purtroppo il fatto che non sia di proprietà del comune o della regione ha fatto sì che noi in tutti questi anni abbiamo perso molti finanziamenti che sono stati proprio destinati al recupero dei beni culturali, e anzi dirò di più che proprio in questi giorni, la notizia che mi ha dato il mio amico Lino Galante, in questi giorni abbiamo anche un bando che parla proprio di recupero dei beni culturali di proprietà del comune o altrimenti
che diciamo, si può arrivare ad un contributo, mi pare del 10%, attraverso l'espropriazione nel caso in cui appunto non si interviene da parte della proprietà privata. Quindi ci sono i mezzi. Quindi quello che noi adesso vogliamo fare è sollecitare affinché proprio in questi mesi si risolva questa questione, attraverso una donazione, attraverso un'espropriazione, attraverso l'acquisto. Noi abbiamo, come dire, proprio chiesto una serie di, un ventaglio di proposte anche all'amministrazione comunale, perché solleciti l'amministrazione regionale, nel caso non abbia la possibilità finanziaria di farlo, affinché appunto questa fornace possa essere acquistata e finalmente possa ritrovare la sua ideale come dire, destinazione. Quindi questo è quello che noi vogliamo dimostrare ancora oggi e speriamo insomma di essere sentiti, perché veramente non sappiamo più cosa fare, insomma noi non vogliamo rassegnarci, perché rassegnarci significa cancellare la storia dalla memoria, anche perché badate, le nuove generazioni non conoscono, a parte che non conoscono il luogo, ma non conoscono nemmeno la storia di questo paese. Quindi è inutile che appunto mi si mette fatti città della ceramica, quando di ceramica purtroppo rimane ben poco, e noi vogliamo che invece a partire da questo museo si sviluppi poi un discorso anche a livello economico, di produzione anche nuovamente, di creazione, di artigiani insomma che lavorino la ceramica, e quindi si può innescare questo, noi riteniamo che si può innescare questo processo di, economico, di sviluppo economico. Do la parola adesso a Bravo, grazie. I miei amici di Patti non sono dei matti, Patti, che si sono inventati quella scritta colpevoli di abbandono. Colpevoli di abbandono significa che le comunità e non solo le istituzioni, in qualche modo stiamo dimenticando quello che è la nostra memoria, la nostra storia. Questa fornace, come le altre fornaci, alcune le conosco, e come le tonnare d'altro canto sono un pezzo della nostra memoria, sono la prima rivoluzione industriale che c'è stata nella nostra Sicilia, da Milazzo fino a Patti appunto. Quindi tonnare, lavorazione dell'olio, prodotti della terra, prodotti che dalla terra vengono come le argille. Conservare la memoria è qualcosa di fondamentale, perché senza la memoria non c'è il futuro, e molto spesso siamo stati tutti troppo distratti. Allora non siamo dei matti, pensiamo semplicemente che la conservazione di queste cose non sia un fatto appunto solo conservativo, ma una cosa che si proietta nel futuro. Ma queste non sono parole così che ci inventiamo noi di Italia Nostra, lo dice la Costituzione italiana all'articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo lo si diceva nel 1946, deve essere patrimonio di tutti, ma molto spesso con i problemi di ogni giorno ce ne dimentichiamo. E allora non ci limitiamo a rifarci a questi valori di conservazione e di sviluppo, perché sviluppo poi significa turismo, significa economia, significa legami a livello sociale di una comunità, perché se non c'è la memoria una società non ha motivo di stare insieme. Ma sono anche degli obblighi che si assumono. Ora qui, raccontava Angela, io non so poi venire in quell'occasione perché ragioni di Covid, è venuta la sovrintendenza. 2 mesi fa, il 22 gennaio. Ecco, quindi addirittura 4 mesi fa. Qua 4 mesi fa. Sì. Quindi è venuta la sovrintendenza, ha visto, è sembrata interessata, capiamo che in qualche modo ha letto le nostre intenzioni, le nostre denunce. Probabilmente anche gli amministratori avranno fatto la stessa cosa. Ma noi non gli chiediamo un atto di cortesia. Le richiamiamo a un dovere preciso,
è il dovere che è stabilito dalla Costituzione per quanto riguarda i valori generali, ma anche da leggi dello Stato. Io mi sono portato qui una cosa che su un altro bene la sovrintendenza ha scritto e dice: il possesso, quindi del proprietario o dell'ente pubblico, e la detenzione a qualsiasi titolo, qualità perfettamente rientranti nelle caratteristiche di quel bene, ma anche di questo, sono normate dagli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42. Si tratta del cosiddetto decreto Urbani. Il decreto Urbani recita: il Ministero, in questo caso la Regione Siciliana, perché il decreto era un decreto nazionale, ma la Regione Siciliana l'ha acquisito ovviamente, quindi la Regione, può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Quindi il proprietario ha l'obbligo, perché è possessore del bene, così come l'ente pubblico, il comune, le istituzioni, laddove sono possessori del bene, di intervenire a tutela del bene stesso. Ai fini dell'articolo 32 il sovrintendente redige una relazione e avvia le sue iniziative. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto o non provvede a modificare il bene, secondo le indicazioni del sovrintendente, nel termine fissato si procede con l'esecuzione diretta. Articolo 32, 2004, decreto legislativo 42, conosciuto come tale. In caso di urgenza, il sovrintendente può adottare immediatamente le misure conservative. Non stiamo parlando di aria fitta, parliamo di un crollo di quella parete, parliamo di un'esposizione agli agenti atmosferici di un bene culturale la cui bellezza è evidente, immaginatelo, conservato e ricostruito. Chiamiamo gli enti responsabili non a un atto di genere, ma all'adempimento di un loro preciso dovere. E questa cosa noi non ce la dimentichiamo. Abbiamo l'abitudine di avere una memoria lunga, se eravamo forse un po' dubbiosi che facciamo con questa cosa, abbiamo 10.000 firme su Change che ci spingono. Abbiamo una, e ringraziamo per questo, avuto una visibilità sulla stampa, su questa questione come su altre, ma di cui appunto ringraziamo la stampa, ci ha dato visibilità. Nessuno può dimenticare o non accorgersi di questa cosa. Chiamiamo alla responsabilità rispetto al patrimonio culturale. Oggi parliamo di questa fornace, domani, e prima l'abbiamo già fatto, parliamo del palischermo di San Giorgio, parliamo di Gioiosa Vecchia, parliamo dell'area protetta del Tindari, parliamo della storica parte, della parte antica in alto. Queste cose noi non le dimentichiamo e siamo dei rompiscatole, però nessuno ci potrà cancellare o farci dimenticare di esse. Grazie. L'amministrazione regionale potrebbe acquistarla per poter poi, una volta che è di proprietà appunto della regione, poterla restaurare e inserire in questi bandi che appunto ci sono in abbondanza. Quindi noi speriamo veramente che da qui a un breve tempo ci possa essere una risposta da parte delle istituzioni. E noi abbiamo anche, come dire, pensiamo che se non si interviene, se ancora passa del tempo,
noi chiaramente interesseremo anche la procura della Repubblica, perché ci sono delle responsabilità e chiaramente insomma, chi aveva il dovere di farlo, di intervenire, deve rispondere del mancato intervento. Quindi noi speriamo invece che possa tutto risolversi e che veramente possiamo godere di questo luogo in maniera diversa e che non ci ritroviamo qui purtroppo con l'altro, perché noi abbiamo fatto, credo, di tutto per evitare questo luogo. Dagli anni 60, dalla metà degli anni 60 che mi sono interessato in prima persona, ci sono tutta la documentazione fotografica, però ho visto nel tempo sempre distruggere questi beni che a me sembravano bellissimi, nonostante avessi una giovane età allora, e ecco perché li fotografavo. Insomma, piano piano c'erano, prima si parlava di una proto-industria. Infatti Marina era nell'Ottocento, era un centro industriale, è stata progettata Patti Marina per essere un posto dove nascere le industrie. Guardate l'ubicazione delle strade, come sono congegnate, e si capisce subito che era organizzata per poter ospitare delle fabbriche Patti Marina. Patti Marina non ha mai avuto una grande vocazione pescatrice, nonostante sul mare. C'erano anche dei pastifici. Tre li ho visti io nella mia vita buttate a terra, in maniera proprio... cioè, almeno uno è stato conservato, c'è l'hotel. Qua c'era la torre di avvistamento settecentesca, qua di fronte, c'era un altro pastificio che era un glorioso pastificio. Io stesso abitavo in un vecchio pastificio, abitavo io, cioè avevano adattato il pastificio a un appartamento, un palazzo allora, c'erano gli affreschi, mi ricordo bambino, se guardare questi affreschi qua, insomma, erano delle cose che non erano da buttare via, certo. E intanto le hanno buttate tutte, puntualmente io ho fotografato anche la distruzione quando ero qui, perché ci sono stati anni in cui sono stato fuori parte e hanno distrutto pure, anche il terremoto ha fatto le sue distruzioni, insomma, ecco, diciamo che è incredibile come adesso ancora si parla di queste cose qua. Questa qua, forse questa è una delle più vecchie fornaci di Patti Marina, perché dalla ricostruzione delle foto che ho fatto io, dicevo poc'anzi, e qui c'erano delle ciminiere particolari che non erano uguali a quelle là dei forni nuovi che io mi ricordo. Per esempio un nuovo era al centro di Patti Marina, lì dove adesso c'è Barzappalà, nella piazzetta, era il più grande forno di Patti Marina. Anche Italia Nostra Milazzo si mobilita per questa fornace, perché è un problema comune forse fra Patti e Milazzo, l'abbandono delle strutture, delle vestigia, ecco, del passato. Voglio precisarlo questo, non è Milano, in realtà Italia Nostra ha un presidio zonale, territoriale, del quale fa parte il presidio di Patti, che è aggregato alla sezione più grossa, che è quella di Milazzo. Quindi il mio intervento è di sostegno agli amici del presidio di Patti nella tutela di questi beni, cosa che è già avvenuta anche sulla questione della tonnara di San Giorgio o del palischermo sempre di San Giorgio che è lì sul mare abbandonato. Ecco, siete passati all'azione dopo 4 mesi dal primo sopralluogo e quindi dal primo crollo della soprintendenza non è successo nulla. Ma io credo che intanto che noi abbiamo sollevato il problema, e non l'abbiamo sollevato adesso ma circa 6 mesi fa. Gli amici del presidio di Patti hanno denunziato questo crollo. Nel mese di gennaio, se ricordo bene il 22 di gennaio, c'è stato un intervento, un sopralluogo da parte della sovrintendenza per constatare i danni e quindi pensare a un intervento.
questo silenzio fa molto rumore. È strano perché, come dicevo prima, sappiamo che alla sovrintendenza si è molto sensibili rispetto ai beni, rispetto alla tutela dei beni patrimoniali e culturali. Ecco, a tal proposito, la sovrintendente di Messina ha dichiarato il bene è tutelato. Il bene è tutelato esattamente dal 1985 e quindi come tale ne derivano dei doveri da parte del proprietario o del possessore, in questo caso il proprietario, così come dagli enti pubblici, di conservare il bene così com'è e di tutelarlo da guasti o da disastri come quello che vediamo, e cosa che non è stata fatta. Quindi avete fatto organizzato questa manifestazione, se il provveditorato, se la sovrintendenza non risponderà al vostro appello, procederete ad altre manifestazioni naturalmente, immagino. Allora, noi abbiamo, gli amici del presidio hanno dato vita innanzitutto a una raccolta di firme per sensibilizzare e c'è stato un risultato straordinario. 10.000 persone su Change ha firmato per la salvaguardia di questo bene, che ripeto è un bene che rappresenta la memoria e la storia di questa realtà. A seguito di questo è intervenuta la sovrintendenza, sappiamo che questo è stato anche attenzionato da parte dell'amministrazione comunale e da parte dell'assessorato regionale. Questo silenzio è appunto assordante, non capiamo perché non è seguito a questa sopralluogo un'iniziativa che noi chiediamo che avvenga al più presto. Per quanto ci riguarda, siccome la legge è espressamente prevede espressamente l'obiettiva richiesta di tutela, di adire anche a forme più decise, come può essere quello di un esposto alla magistratura rispetto al crollo, non alle responsabilità ovviamente. O comunque fare qualcosa per incamerare la struttura che è di un privato, ecco. Certo, auspichiamo che da questo punto di vista la Regione possa dar vita all'esproprio oppure il Comune, perché in quel caso noi avremmo un intervento finanziabile per conservarlo allo stato in cui è adesso e possibilmente accompagnarlo con una esposizione dei prodotti della ceramica battese che attualmente sono immagazzinati in un locale. Ecco, c'è stato un esempio clamoroso in questi mesi, quello della Scala dei Turchi appartenente ad un privato che voleva cederlo, ma la Regione non ha risposto. La Regione ha fatto delle pressioni, dobbiamo dire che quel privato ha avuto l'illuminazione di volere comunque tutelare e difendere quel bene. È un bene che è a vista di tutti quello, e forse per questo ha fatto maggiore scalpore, ma crediamo che tutti i beni patrimoniali e culturali, soprattutto quelli che conservano la memoria delle persone che ci hanno lavorato o che hanno creato in questo luogo, vanno tutelati, e quindi la Regione, il suo assessorato alla cultura, debba intervenire anche questo. Grazie. Dopo 4 mesi Italia Nostra è di nuovo qui a constatare che nulla sembra essere stato fatto, almeno visivamente, ecco. Avete promosso questa manifestazione di protesta, avete in mente altre mosse, immagino? Ma noi oggi abbiamo in realtà soltanto chiesto appunto l'incontro con la stampa, dopo aver mandato un comunicato stampa in cui appunto abbiamo scritto che dopo 4 mesi, a distanza di 4 mesi dal crollo e dal sopralluogo della sovrintendente, purtroppo non si è mosso assolutamente niente. Noi abbiamo scritto sia alla Regione, all'assessore regionale, abbiamo mandato le 10.000 firme che sono state raccolte, è stato un successo straordinario. E approfitto anzi per ringraziare tutti i cittadini di Pati, coloro che hanno firmato, che ci hanno sostenuto in questa battaglia che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, e quindi abbiamo mandato appunto queste firme all'assessore sperando appunto di sollecitare un intervento immediato. Purtroppo fino ad oggi non abbiamo avuto nemmeno una risposta. All'assessore del comune di Patti? No, all'assessore regionale abbiamo mandato le firme. Ma
abbiamo mandato una lettera anche al comune e anche alla sovrintendenza e alla regione, chiedendo appunto di sapere se c'era un possibile intervento da parte loro, da parte delle istituzioni. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi l'incontro di oggi vuole essere nuovamente il bilancio della situazione, perché ripeto, noi stiamo pressando perché non c'è più tempo da perdere. Avete provato voi come associazione a parlare direttamente col proprietario? Siete riusciti ad avere un contatto? No, questo era un compito che spetta, noi siamo solo un'associazione di volontariato che può appunto sollecitare la risoluzione di alcuni problemi, denunciare il degrado del nostro patrimonio culturale e appunto proporre il recupero, ma non abbiamo altri, non è nelle nostre competenze, invece nelle competenze è del comune e della regione e della sovrintendenza interloquire con il proprietario, il quale non solo è stato intimato dal comune, era già stato intimato a provvedere alla conservazione del bene, ma insomma tutt'oggi vediamo che niente è stato fatto, la situazione è assolutamente identica a quando appunto è crollato il muro il 22 gennaio, quando è stato il sopralluogo. E quindi praticamente noi abbiamo appunto voluto mettere in evidenza insomma questa situazione. E quindi voglio dire, non è il nostro compito, ma era compito del comune e della regione interloquire con il proprietario per sapere se voleva vendere o eventualmente proporre l'esproprio. Ok, grazie.